Dal pubblico ma anche ai gruppi internazionali presenti qui nella città del barocco, che sono la Bielorussia, poi ancora la Romania, e diamo anche il benvenuto agli sbandieratori di Vicari che sono qui presenti insieme ai carri della primavera. Insomma, abbiamo un ricchissimo programma oggi, che riprenderemo oggi pomeriggio a partire dalle 15:30 con i gruppi folk, la musica, le tradizioni di tutto il mondo che giungono qui a Naro. Però un evento che non si vogliono perdere le tradizioni, nonostante insomma la crisi che si trovano a vivere tutti i comuni, il sindaco, la sua amministrazione non ha voluto perdere assolutamente la voglia di offrire a voi uno spettacolo del genere. Tra l'altro da qui vedervi questo tappeto di gente è davvero molto emozionante. Per i saluti iniziali vorrei qui con me il sindaco Pippo Morelli insieme al vice sindaco Lillo Burzo, li accogliamo con un applauso. Sindaco, buongiorno. Bene,
una bellissima festa e davvero devo ammetterlo, io sono stata in questi giorni ad Agrigento per la Sagra del Mare del Fiore, forse tanta gente si è avuta in una settimana. Naro non vuole perdere le sue tradizioni con una festa bellissima giunta alla sua 38esima edizione. Grazie Gabriella, buongiorno a tutti. Sì, un bel bagno di folla stamattina, siamo stati fortunati per il tempo, però ringrazio tutti per la partecipazione veramente sentita, così numerosa. Naro non vuole perdere questo appuntamento ogni anno che come in coda alla manifestazione di Agrigento, il Festival Internazionale, e porta a Naro questi gruppi, arricchito tra l'altro, come l'avete visto, dei gruppi e delle nostre scolaresche, scuole elementari, insomma questi bambini ci danno veramente il senso della gioia, i colori, la musica, lo spettacolo. Grazie quindi per la partecipazione alle scuole, la direttrice, la dottoressa Antona e tutti quelli che partecipano insieme alle famiglie alla riuscita di questa manifestazione. Diamo pure il benvenuto ai nostri gruppi che sono venuti a trovarci, quest'anno sono solo due stranieri, Bielorussia e Romania, e i disbandieratori di Vicari. Sono pochi, però comunque ci danno sempre il senso della festa e di questa bella manifestazione, che l'impegno è quello non solo della nostra amministrazione, ma anche delle prossime, sono sicuro che manterremo questa tradizione, questo bellissimo appuntamento. Intanto a tutti una buona giornata e buon divertimento, ci vediamo oggi pomeriggio. I bambini dietro di noi con le bandiere di tutto il mondo, proprio perché qui da Naro oggi vuole partire questo messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli. Poco fa con il vice sindaco Lillo Burgio pensavamo già al prossimo anno, perché questa è una bellissima manifestazione che porta davvero tanta gioia. Intanto buongiorno e grazie a tutti di essere così numerosi. Una bella giornata oggi. Naro, bellissima. Io la amo tantissimo e sono qua anche per questo motivo stamattina, anche perché dietro a tutto questo c'è un lavoro immenso. Naro, nella sua antica tradizione popolare legata all'agricoltura e alla campagna. Ieri ad Agrigento il mandorlo fiorito, ma oggi a Naro la primavera verese, 38esima primavera verese. Ma il cuore di questa festa è dei bambini. La bambina della scuola. Oh,
Ufficiale. E adesso per esempio l'assessore Pierone consegnerà per incarico a Claudio Licata.